Maurizio Buscaglia c'ha un po' l'aria del primo giorno di scuola, però c'è tanto entusiasmo perché è una scuola nuova, una scuola che si chiama Lega 2. Sì, poi ogni volta che comincia la stagione è sempre un primo giorno da affrontare, perché comunque sono piccoli sassi che metti per costruire la casa, per cui ogni giorno dal primo è fondamentale. In più c'è anche questa grande stimolo, emozione, voglia per questa novità per la nostra regione, società, ambiente e tutto, di un campionato bellissimo che colgo l'occasione per invitare tutti a vedere, a conoscere, a comprendere, perché è veramente bello e che insomma ci deve dare questa forza e questa voglia di dimostrare che possiamo starci. Gli stimoli ci sono e sono molto forti, ognuno ha il suo, ognuno metterà il suo a disposizione della squadra e cercheremo di creare le condizioni migliori per poter raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza. Avete deciso di ripartire dallo zoccolo duro dell'anno scorso, avete cambiato poco e soprattutto con giocatori molto mirati e soprattutto con giocatori anche di esperienza come Gary, Dordei o gli americani. Sì, noi abbiamo seguito una logica che è sempre stata la nostra a livello di programmazione, a livello di crescita costante, a livello di inserimento nella categoria e quindi di inserimento di giocatori. Abbiamo tenuto dei giocatori della passata stagione, perché quando vinci e comunque per capacità di questi giocatori, per opportunità che questi giocatori è giusto che abbiano, abbiamo mantenuto uno zoccolo duro, chiamiamolo così, una continuità che è tecnica, che è di lavoro, che è di mentalità. Abbiamo inserito giocatori italiani di qualità e di spessore per la categoria e abbiamo inserito anche giocatori stranieri che hanno ben compreso e capito e che conosciamo come giocatori capaci di abbracciare un progetto del genere, perché comunque quando parti da qualcosa che hai, l'inserimento deve essere mirato, deve essere tale da valorizzare tutto, perché se parti in questo modo è giusto poi costruire in questo modo. Noi sappiamo che come squadra siamo la Pallacanestro Trento, al di là delle personali esperienze dei giocatori, e la Pallacanestro Trento è neopromossa, è una squadra che vuole entrare in categoria, che vuole fare bene, che vuole raggiungere la salvezza, che vuole lottare ogni partita, per cui questo è il denominatore comune di tutti, insomma. Ha azzerato le nostre personalità in questo momento. E questa è la squadra che tu volevi per questa stagione? Sì, questa è una squadra che secondo me rappresenta, quando la costruisci, secondo me, insomma, io almeno sono fatto così, e l'idea molto chiara di cosa sei, di cosa vuoi fare, bisogna averla. Per cui ci sono squadre che poi secondo me devono essere giuste. Io sono contento perché abbiamo dato seguito col mercato e con l'acquisizione di giocatori e con quello che abbiamo cercato di fare a quelle che sono le idee, a quelle che sono le linee guida, a quello che è che la società insomma trasmette a noi e quello che dobbiamo fare. Per cui sono soddisfatto e spero che queste caratteristiche di questa squadra possano essere poi messe nel campo, nel lavoro, nella pallacanestro, nel modo di essere, nel modo di far affezionare i tifosi e quant'altro. Rispetto al DNA, in cosa soprattutto? A livello di gioco proprio è diversa la Lega 2? Forse c'è più fisicità, c'è più velocità e cosa? Sì, beh, è logico che si parla di fisicità, di atletismo e tutto. Questo è dato dalla qualità dei giocatori ed è dato dall'elemento giocatori americani, giocatori stranieri. Io credo che in questo senso la bravura nostra sarà quella di essendo un campionato, adesso al di là dell'essere comunque esordienti, uno i campionati li conosce, li studia, anche altrimenti insomma non fa questo lavoro, però nel momento in cui si entra in questo campionato, secondo me c'è da capire cosa possiamo portarci dietro di quello che abbiamo fatto, di quello che è stato e di quello che ci può servire in questa categoria, e secondo me dal punto di vista tecnico ci possono essere delle cose importanti per raggiungere il nostro obiettivo, e cosa invece va inserito, diciamo così, passami il termine, perché è una categoria nuova, ha una fisicità diversa e ha una marcia che deve essere mentalmente presa proprio per la presenza di giocatori di questo tipo. Un po' tutto il movimento della pallacanestro trentina, ma un po' tutto il movimento sportivo trentino, diciamo, guarda questo campionato come la grande novità di quest'anno, cioè guarda voi come la grande novità della prossima stagione sportiva. A livello sportivo cosa si può fare per attirare sempre più persone al palazzetto, per avere insomma una cornice adeguata a quello che è la Lega 2? Allora, io voglio dire, sai, è il mio mestiere, la mia professione, credo sia una cosa meravigliosa quella che è successa, voglio dire, è la prima volta nella storia, poi mentre la vivi magari ci pensi poco, però dopo come al solito il tempo è galantuomo. Io credo che la gente, il pubblico, il tifoso, se riesce insomma così a immedesimarsi nei nostri grandi sforzi, nella nostra grande voglia, il
passo che può fare, anche se voglio dire l'ha fatto seguendoci tanto anche la passata stagione, è quello di venire a vedere un campionato bellissimo, conoscere un campionato nuovo, perché è nuovo e va conosciuto, va visto in tutte le sue in tutti i suoi lati, e mettersi l'elmetto insieme a noi per partecipare a questa avventura. Cioè noi siamo comunque una squadra che ha vinto un campionato, ha vinto uno scudetto, giocherà con uno scudetto sulla maglia, che è un'emozione molto forte. Adesso dobbiamo conquistarne un altro, che è quello di fare bene questa categoria. Se il pubblico partecipa in quel modo, per noi può essere un grande valore aggiunto. Logico che cercheremo di farci apprezzare prima noi, lottando su ogni pallone, però mi auguro che ci sia una partecipazione, perché è così che si costruiscono le cose.